Eccolo se ve lo mai, ragazzi, rieccoci quanti, carichi pimpanti, Arzin nel canale, un altro video insieme, location inedita, qua da Art Dubai, sono venuto appunto a fare un giretto in questi giorni, come sapete, e ovviamente con gli occhiali da Harry Potter andiamo a parlare un po' della conferenza stampa delle Leghe con Fabrizio, un salutone. Ciao a tutti. Ciao. Allora, hai visto la conferenza, ovviamente come al solito non lunghissima, però ci sono stati diversi spunti interessanti. Allora Fabri, tu volevi darmi un po' di idee su come hai visto Allegri, come pensa di mettere giù la squadra e ovviamente dimmi la tua su questo Napoli e su un esito eventuale della partita, ecco, come la vedi? Ma allora, Allegri è stato molto professionale, come suo solito, e non ha lasciato capire la formazione di domani, dicendo che non l'ha ancora deciso. E ha detto un po' chi sta bene, chi non sta bene, Alcaraz potrebbe essere impiegato, Miretti, eccetera. Io sinceramente spero che domani possiamo vedere Nicolò Siccaviglia al centro del centrocampo, con magari Miretti e Locatelli a fare le mezzali, o alternativamente Alcaraz e Locatelli. Questo è quello che io spero, perché sì, sì. Napoli comunque è in gran forma, Osimhen è rientrato, hanno un nuovo allenatore, sono un po' galvanizzati da 6-1, che hanno vinto in trasferta con Sassuolo, e quindi sarà ostica la partita. Bisogna stare molto attenti soprattutto al loro contropiede, perché col contropiede, quando Szczęsny esce dalla linea di porta, le prendiamo sempre. Quindi sarà qualche gol, lo prendiamo sicuramente. Dipenderà molto dal nostro centrocampo, e se, che deve filtrare per gli Yildiz e Vlahović. No. Vediamo infatti anche quello reali, capito? Però penso che il nodo chiave sarà il nostro centrocampo. Se Allegri mette Nicolò Siccaviglia al centro della squadra, no? E a fare il pivot, come si dice in basket, come si direbbe, sì. Con Vlahović e come si chiama Yildiz davanti, possiamo fare bene, e poi magari presentare anche il tridente nell'ultima mezz'ora, sarebbe bello vedere una cosa del genere. Vediamo. Io pronostico questa volta non lo faccio, perché secondo me è una partita che potremmo vincerla, potremmo perderla, potremmo pareggiarla, dipenderà, è una tripla, sì. Allegri, e non avendo la formazione non si può fare una diciamo questo, che se mette Nicolò Siccaviglia al centro, allora secondo me abbiamo buone probabilità di vincere. Se invece andiamo con il solito Locatelli, che rallenta il gioco in quel ruolo lì, esatto, è un bravissimo giocatore, ma deve fare la mezzala, come mezzala è uno dei migliori, ma lo metti lì e lui rende il 50%, questo è il problema. Dai un vantaggio alle squadre che affronti, sì Fabri, dai già un vantaggio a chiunque, perché se ha un centrocampo più tecnico, vedi anche il Frosinone, aveva dei giocatori bravi coi piedi, ci hanno messo in difficoltà tantissimo. Quindi il Napoli, se la mette sul piano fisico e noi non abbiamo neanche un giocatore di qualità a centrocampo, ci rullano. Se invece c'hai Locatelli mezzala, Alcaraz e Nicolussi, abbiamo Nicolussi e Alcaraz che hanno piedi buoni e possono verticalizzare, e Locatelli che si butta avanti, e poi vedremo chi saranno gli esterni, perché Fabrizio non ha detto niente a Allegri, vero, nella conferenza, quindi allora non ha fatto capire niente, però io penso un Cambiaso Weah, perché anche Weah è un giocatore valido, gli va dato un po' di chance, no, per giocare, perché io l'ho visto a tratti, si vede che è un giocatore che ha qualità. Però sì, bisogna avere un po' di confidence, e confidence viene se giochi, e quindi Cambiaso, che sta rivelando un grandissimo giocatore, deve mettere Cambiaso a sinistra e Weah a destra. Anch'io, sarebbe il top, però sai, vediamo un attimino in base alla formazione, capiremo poi, come giustamente dice Allegri, si gioca più in 11, si gioca in 16, i cambi saranno fondamentali, cioè quando fai i cambi, come fai i cambi e quanto tempo rimangono in campo. Bravissimo. Quindi la partita è aperta, cioè potremmo vincere, potremmo perdere, potremmo pareggiare, staremo a vedere. Più probabile un pareggio, però di nuovo dipenderà chi mettiamo in campo. Se mettiamo il solito Locatelli al centro del centrocampo, allora probabilmente perderemo 2-0, 2-1, 3-1, qualcosa del genere, perché Napoli è molto in forma. Ecco, contropiede dobbiamo stare molto molto attenti. Sì. Non avendo Rabiot, che comunque era bravo anche in copertura, il contropiede manca, sì. McKennie, che era un incursore, era uno che ti poteva giocare dentro il campo, all'esterna destra. Insomma, sono due assenze importanti, però voglio dire ad alcuni ragazzi della chat che gli alibi sono la scusa dei perdenti, no?
Quindi noi dobbiamo comunque, con i giocatori che abbiamo, senza le coppe, essere in grado di mettere in campo una formazione competitiva e dare il filo da torcere al Napoli, che tra l'altro non mi sembra, a parte l'ottavo di finale col Barcellona che avrà, cioè non ha sti grossi impegni. E poi noi dovremmo essere bravi adesso. Secondo me Nuccolussi Caviglia è la chiave, perché se tu metti quel ragazzo lì in campo, quello ti fa un buon lavoro, inizi a scoprire che guarda che il regista in casa ce l'abbiamo. Esatto. In quel ruolo per il resto del campionato e la Coppa Italia, vedrai che lui viene fuori bene e la squadra si piazza bene, ma soprattutto abbiamo un regista per la nostra. Esattamente, costruito in casa, come potrebbe essere anche un altro ritorno lieto, quello di Barrenecea, che tu avevi già invocato. E Rossi, che ha detto che Chiusen potrebbe fare il regista. È vero, De Rossi lo sta già provando. Ecco, capito, quindi abbiamo anche lui come alternativa. Quindi siamo messi bene per l'anno prossimo. Ricordiamo, che dicono sempre dobbiamo comprare qualità a centrocampo, bisogna spendere. Io l'unico magari che comprerei sarebbe Toni Kroos, che lo fai venire alla Juve, che ha 33-34 anni, eccetera. Lo fai venire alla Juventus, comunque lo prendi a zero, perché il contratto finisce con Real Madrid. Ah sì, quello perché scade, sì. Lo porterei da fuori, perché comunque è uno che ha ancora 3-4 anni di carriera, che potrebbe essere un buon innesto. Se no, io punterei a sviluppare questi giovani. Ricordiamo la Germania che ha vinto il mondiale in Brasile. Avevano dei semi sconosciuti in squadra. Hanno battuto il Brasile in casa 7-1. Perché ha giocato. Mi ricordo. Capito? Allora. Quindi, tutti questi. Dobbiamo comprare quel giocatore lì a 100 milioni. Bellingham, questo. Non è, perché anche il Real Madrid comunque ha speso qualche soldo per qualche giocatore. Vinicius, sì, qualcosa ha speso. Sì. Li hanno sviluppati in casa, esatto, è quello che ho detto a tanti. Rodrigo, Vinicius, ok, e Bellingham li hanno comprati, però gli altri sono tutti giovani che sono stati tirati su dalla cantera, dall'Under 23, già dai tempi di Zidane, quando era insomma un allenatore ormai in erba, prima di andare ad Ancelotti come vice, lui ha fatto gavetta nella cantera della Madrid, e lì vedi cosa vuol dire tirare fuori dei campioni dal nulla. E questo è quello che deve fare la Juve. Tu guarda, per esempio, tu guarda il PSG, che sono anni che cerca di vincere la Champions e non riesce, ok? Cosa continuano a fare loro? Continuano a comprare da fuori, eccetera. E poi Manchester City per un po' di tempo ha fatto quella filosofia lì. Compriamo, che abbiamo i soldi degli arabi, compriamo. Esatto. Liverpool invece ha fatto una filosofia un po' più di sviluppiamo i giocatori, no? Cosa succede? Qual è il vantaggio di sviluppare i giocatori? Innanzitutto li compri a poco. Li sviluppi in casa e quindi hanno già una mentalità da Juventus, nel nostro caso, ok? E questo è importante, capito? Avere la mentalità, sì, da Juventus. E se tu glielo inculchi da giovane e lo fai sviluppare bene, se lui arriva al campo di allenamento, che si vede la prima squadra, ogni tanto si allena con la prima squadra, ci sono i medici della Juventus, ci sono i fitness trainers della Juventus, c'è tutta la struttura, capito? È più facile. Quello che ha fatto Guardiola con Foden al Manchester City, quando hanno detto ok, lo diamo in prestito, no, lo teniamo qua, lo alleniamo qui, e poi l'ha lanciato in prima squadra, perché anche Guardiola stesso ha capito che forse è meglio tenerli in casa sti giovani, svilupparli e poi lanciarli, no? Esatto. E la Juventus sta facendo un po' questa politica qua con Next Gen. Allora continuiamo, perché quest'anno abbiamo visto un po' di giovani lanciati che stanno facendo bene. Continuiamo con questa filosofia, perché così noi costruiamo una squadra per il futuro che ci costa poco e diventa più solida. Capito? Questo Alcaraz, che è arrivato da fuori, che è in prestito, attenzione a utilizzarlo troppo, e tu stai valorizzando un giocatore che non è tuo. Sì, esatto, bisogna un attimo alternarlo ad altri, e soprattutto costa parecchio riscattarlo, 50 milioni, quindi devi stare attento anche lì. Tu hai in casa comunque un Miretti, hai un Barrencea, hai Nonge, questi giovani qua, dai, capito, che non è che questo hacker sia un fenomeno rispetto agli altri. Siamo più usato, è più una roba a livello numerico, l'ha detto Giunto, l'hai visto nella conferenza, ha detto è un giocatore che ci serve per mettere quantità numerica a centrocampo, perché abbiamo due squalificati e Allegri aveva bisogno di uno in più. Ho trovato questa opportunità, problema, Stefano, è che se tu fai giocare Alcaraz e fa un po' qualche giocata da fenomeno, si valorizza di più,
tutti si gasano, dobbiamo comprarlo, quelli là che sono proprietari dicono vogliamo 55 milioni. Piazzano la posta, sì. E un giocatore che è in panchina, il Miretti della situazione, i Nicolussi Caviglia, eccetera, sono là in panchina che vedono sta qua, che non è neanche della Juve, che gioca, che si valorizza, e loro si demoralizzano un po'. Capito? E poi l'altra, bravo, è vero, questo ha senso, Fabrizio. E poi l'altra cosa che dicevi anche l'altra volta, dicevamo, sacrificare Sulé per andare a prendere il cartellino di uno che viene da fuori, anche lì sono cose che non vanno bene, capito? Però vedremo, magari sto Alcaraz si rivelerà comunque un tassello importante, vedremo cosa deciderà di fare Giuntoli con Manna e chi sarà l'allenatore. E questo è lo spunto, perché se la arriva chiave, per qualcuno... La chiave sta lì, cioè la Juventus deve decidere l'allenatore dell'anno prossimo, nel prossimo mese, tra marzo e aprile, deve deciderlo ed annunciarlo. Bravissimo, dovrebbero fare così come fanno i grandi club d'Europa. E infatti, se Alcaraz è stato chiesto da uno in particolare, allora i conti tornano, uniamo i pezzi del puzzle, diciamo, perfetto, Giuntoli ha fatto questo colpo all'ultimo perché voleva già assicurarsi 6 mesi prima del nuovo mercato e della nuova preparazione atletica questo ragazzo, no? Che era stato sondato da... E tu mi avevi detto, un nome da allenatore giochista, da costruttore, no? Un De Zerbi, un Motta, un Conte, perché Conte elabora i giocatori dal niente, come Bastoni, Barella... Giaccherini l'ha fatto lui, Pogba, Vidal, Marchisio è diventato forte con Conte perché prima era un giocatore buono, la BBC, valido. La famosa BBC l'ha inventato Conte. La famosa BBC che erano giocatori normalissimi. Ok, Buffon era già un campione assoluto, protagonista al mondiale, ha vinto il mondiale da protagonista. Però, come ho detto alcuni ragazzi in chat, Barzagli ha vinto uno scudetto col Wolfsburg. Sì. Dopo che ha vinto, l'abbiamo portato in una squadra di settimi posti, quindi vuol dire che quell'acquisto lì non è stato fatto per sperare di vincere lo scudetto, era uno acquisto per quella Juve lì, per provare a ritornare nelle coppe, al limite, e alcuni non erano d'accordo dicendo no, Barzagli era un campione perché ha fatto 2 panchine nel Mondiale 2006, era un ragazzo giovanissimo, di 24-25 anni, che per i tempi e quell'età lì non ti guardavano neanche, yeah. E ha esordito con l'Australia, per delle deficit, perché mancavano dei giocatori, non c'era Nesta, magari mancava Materazzi, e lì si è fatto Barzagli, ma Bonucci e Chiellini erano giocatori che facevano fatica ad andare nelle coppe europee e non è che fossero, capito, gli ultimi arrivati, però Conte gli ha dato quel qualcosa in più. E proprio parlando di Conte, ci sono tante voci adesso, così allora, come su Zidane. Quindi, Inghilterra, notizia di stamattina, ok? Il nuovo proprietario del Manchester United voleva cercare di portare Zidane a Manchester United. Zidane ha detto di no. Bravo. Zidane è un romantico, vuole la Juventus. Ok? Allora, sembra che Conte ha detto no al Bayern Munich e ha detto sì al Manchester United. Sembra che arrivi lui insieme a Chiesa al Manchester United per l'anno prossimo. Questa è la notizia fresca sui giornali inglesi di stamattina, che Conte è number one on the list per la nuova Manchester United l'anno prossimo. E qual è il tabloid principale che ne parla, Fabrizio? Ti ricordi? Così lo diciamo ai ragazzi della chat. TikTok e Daily Mail lo stanno dicendo. Ok. Dai, vediamo cosa succede. Sicuramente è una notizia da tenere sotto controllo, in considerazione. E l'altra è quella di Zidane, che ha rivelato in maniera tranquilla Sky, a Tutto Sport, più volte durante il gala di Lippi, del docufilm, che lui in futuro vuole allenare assolutamente la Juventus, vuole tornare in Italia da allenatore o tutt'al più da dirigente, però non lo farebbe mai per un'altra squadra, ovviamente solo la Juve, e all'estero ci sarebbe Real Madrid, perché ha già allenato, Marsiglia, perché è la sua città natale, e poi la nazionale francese, ma la nazionale francese fino al 2026, l'abbiamo detto già tante volte, è occupata da Deschamps, che vuole vincere un altro trofeo. Quindi... i nodi tra poco verranno al pettine. Noi qua nel canale non diamo ufficialità, l'abbiamo già detto io e Fabrizio, semplicemente apriamo delle porte, parliamo di possibilità, di condizionali, di forse, di chance, perché è doveroso fare anche queste informazioni qui per aprire degli scenari, no? E quindi vedendo comunque cosa ha detto Giuntoli in dichiarazione Sky, ha fatto capire che non ci sono certezze, perché altrimenti avrebbe confermato Allegri direttamente prima di Juve Frosinone. Ecco. Non l'ha fatto perché... Ti interrompo, Luca Monblano mi ha appena scritto, ok?
Mi ha dato il link sulla di Conte, lui non lo sapeva e mi ha detto sarebbe un'ottima soluzione. Ah, ecco, vedi. Ecco. Ha detto così. Sì. Per tutte e due, se, perché Chiesa viene pagato abbastanza, se te lo prende lo United, per dire, tu lo mandi via con una plusvalenza, ti toglie lo stipendio da dosso, perché Chiesa avrebbe voluto di più col rinnovo, 7 milioni, e poi ti becchi 25 milioni più o meno, forse anche di più, però tu l'hai pagato 50 più bonus, ma adesso dopo 4 anni te ne vale 13 di ammortamento. Lo United quest'anno non sta andando molto bene ed è molto probabile che non farà le coppe, ok? Allora, questo dà l'opportunità a Conte di prendere in mano una squadra che non farà così tante partite, quindi puntare la squadra meglio, puntare a vincere già la Premier League in Inghilterra l'anno prossimo e qualche altra coppa e preparare la squadra per fare il Champions League l'anno dopo. E quindi è un po' come la Juventus, quando lui ha preso in mano la Juventus la prima volta. Ecco, è una situazione del genere, no? Ecco, io lo proprio chiaro a capire deve essere sistemato, eccetera. Ecco, e quindi Conte si trova in una squadra, la Manchester United è la Juventus dell'Inghilterra, alla fine, no? È come il Real Madrid. A livello storico, a livello storico è una squadra top. Capito? E questo Ratcliffe, questo multimiliardario inglese che ha comprato la Manchester United, lui è tifoso della United da sempre, ok? E lui vuole rivedere la sua squadra al top a livello mondiale. Sarebbe un allenatore che possa costruire la squadra, che sia abituato a vincere. Conte ha vinto lo scudetto in Italia con l'Inter, con la Juventus, ha vinto la Premier League col Chelsea, col Tottenham, per sue situazioni familiari, eccetera, è dovuto andare via, però adesso lui con la sua famiglia sono pronti a muovere e pronti a tornare in Inghilterra. Tu conti che comunque la Premier League è la league top del mondo, la Bundesliga, anche se l'altra volta abbiamo detto con un Bayern Munich probabilmente lui potrebbe puntare a vincere tutto subito. Sì, col Bayern ha più possibilità. Attenzione, non parla tedesco. Venendo in Inghilterra lui conosce già il campionato inglese, parla già la lingua, anche sua moglie e la figlia parlano un po' l'inglese. È un po' più facile per loro fare questa transizione rispetto ad andare in Germania, dove dovrebbero ricominciare un po' da capo, no? E poi penso che comunque il discorso che avrà fatto con Ratcliffe, il proprietario di Manchester United, ok, io vengo, però bisogna fare questo, quest'altro. E insieme progettano. E Conte vuole una cosa del genere, lui vuole essere sicuro che lui va in una squadra che viene costruito secondo i suoi canoni. E se Ratcliffe prende Conte, e Conte accetta, perché le condizioni ci sono per lui per poter realizzare il suo calcio come lui lo vede in testa, no? Diciamo che poi l'altra cosa importante è che magari daranno uno stipendio talmente alto pur di convincerlo ad andare là, che a quel punto Conte potrebbe cambiare completamente scenario dicendo di andare via con la famiglia. Io non penso che Antonio Conte sia motivato dai soldi, ok? Io penso che lui sia più motivato nel realizzare la sua idea di calcio e vincere. E di far vedere al mondo che è un grande allenatore che parte da poco o da una situazione comunque di macerie o di difficoltà e poi ti porta al picco, all'eccellenza, no? Questo è bravo a fare questo. E lui ha avuto problemi. Quindi, al Chelsea non hanno voluto costruire la squadra che lui voleva, no? E non volevano prendere i giocatori che lui aveva suggerito. Alla Juventus è andato via per la storia che conosciamo, al Tottenham non è andato via, ok, un po' la dirigenza del Tottenham, però sono stati i suoi tre amici che sono morti e l'ha scosso, sì. E lui era a Londra da solo e allora è stata dura quello che lui è andato via, no? Però comunque il nuovo allenatore del Tottenham quest'anno, il Tottenham sta facendo abbastanza bene con questo nuovo allenatore, ma sta come tutti gli allenatori che prendono in mano la squadra di Conte, dopo Conte l'effetto Conte si vede anche 2-3 anni dopo, capito? Sì. Molti non vogliono capirlo, ma è un allenatore bravo, lo vedi quando è lì, ma soprattutto quando va via. Cioè, se lui è riuscito a instillare nella testa dei giocatori un certo tipo di mindset, questo rimane, capito? E tu vedi l'Inter adesso, da quando è andato via Conte, comunque l'anno scorso ha vinto qualcosa, quest'anno vince lo scudetto, è arrivato in finale di Champions League, eccetera. È bravo anche Inzaghi, però Inzaghi ha preso in mano una squadra costruita da Conte, capito? Potiengo, l'allenatore del Tottenham, ha preso in mano una squadra costruita da Conte, capito? E quindi, esatto. Uno che capisce di calcio, capisce che Antonio Conte non è uno stupido,
lui è capace di costruire, no? E quindi secondo me se lui andrà a Manchester United perché ci sono i presupposti per fare questo e fare un progetto che dura sì. 3 anni il Liverpool con Klopp e portare il Liverpool che ha portato il Liverpool in testa al mondo, fare lo stesso con Manchester United e quindi questo perché, secondo me se la Juve non ha ancora annunciato Conte perché probabilmente la dirigenza della Juventus non ha tanta voglia di farlo rientrare e poi come ha detto l'altra volta anche se a me piace molto Antonio Conte come allenatore penso che Zidane possa unire tutti. Lui sarebbe l'ideale per ora l'ideale. È un sogno ancora adesso però è l'unica figura che metterebbe insieme Allegriani e Allegri out una volta per tutte si cambierebbe completamente politica anche a livello di tifoseria perché adesso si va in un'unica direzione cioè quella di sostenere un'icona della Juventus che ha vinto tutto con noi o quasi gli è mancato solo la Champions e poi ha vinto con Real Madrid cioè è stato veramente uno dei più forti della sua epoca e quindi come fai a non ascoltarlo a non lodarlo, a non sostenerlo anche in difficoltà è l'uomo giusto perché riusciremo finalmente a non creare fazioni e a non dire io ho ragione tu hai torto, io capisco di calcio tu non capisci, si andrà solo in una direzione, tifare Juventus puntare all'eccellenza e andare sempre con l'asticella sempre più alta giorno dopo giorno migliorandosi perché purtroppo adesso questo non c'è, c'è un provincialismo incredibile, non c'è questa voglia di andare di arrivare prima. L'altro problema che c'è in Italia è che la Serie A purtroppo non è molto allenante, cioè il livello anche quello. Di calcio in Serie A non è il livello che c'è in Bundesliga, non è il livello che c'è in Premier League, anche nella Liga Spagnola. Sono davanti, capito? Adesso abbiamo la Saudi League che sta crescendo e vedrai che adesso a giugno arriveranno altri giocatori e anche allenatori nella Saudi League. La Saudi League si alzerà di livello ancora di più nei prossimi 2 anni e molti giocatori e allenatori andranno là. E poi abbiamo l'MLS che comunque con l'arrivo di Messi anche lì si sta creando un... Quindi ci sono anche queste due leghe qui che vanno un po' a competere, quindi la Serie A ha bisogno di mantenere certi allenatori e giocatori e adesso hanno da competere con un MLS, con un Saudi Pro League che prima non c'erano e questo diventa un problema per la Serie A e quindi non è solo un discorso Juventus, anche adesso sembra che i proprietari del Milan hanno una giusta mentalità, vogliono fare uno stadio dedicato al Milan, usare lo stadio anche come business per fare i concerti, portare il modello di business americano in Italia. E Ibrahimovic sta lavorando con il proprietario. Quindi se il Milan riesce a portarsi un allenatore top, si sta parlando di Klopp, perché sta imparando l'italiano, che potrebbe essere... Però sono un po' fuori dalla politica dei costi dei Furlani di Cardinale, però... Oh. Sicuramente sono tutti nomi che girano, ecco, girano in questo panorama della girando degli allenatori. Fabrizio, ti ringraziamo, abbiamo fatto una live bella densa, molto bella, i contenuti, ti aspettiamo prestissimo, non facciamo il pronostico per domani, speriamo no, per il meglio, forza Juve. Non me la sento perché non sappiamo la squadra che andrà in campo. Non sappiamo niente. E l'altra volta è vero, parlandoci su chi giocava, avevamo l'idea che ci potesse essere un pareggio, una sconfitta. L'unica cosa che possiamo dire è che se gioca Sandro e alcuni stanno tremando nell'idea che ci possa essere lui perché è stato convocato, allora ci potrebbero essere problemi. Così come ho detto stamattina, se ci dovesse essere Danilo davanti alla difesa, perché D'Allegri non si fida di un giovane e magari mette lui e il Napoli potrebbe approfittarne perché Danilo è statico, fa fatica a correre. E con su questo e poi ti lascio andare. Va. Allora, se tu hai un Zidane in panchina, ok? E Zidane dice Nicolò Siccaviglia, tu vai dentro, fai il regista, vedrai che vai bene, eccetera. Questo ragazzo qui, sentito detto da Zidane, esatto. Un confidence molto più... E questo fa, quindi un allenatore come Zidane può veramente valorizzare i giovani alla grande. Anche secondo me. Lo so che molti non lo pensano. Hai ragione Fabrizio, concordo al 1000%, perché Zidane è uno degli allenatori più sottovalutati del mondo in questo momento, perché avendo un nome di un certo livello... Uno va a pensare, ma sì, ma aveva il campione Real, però 3 Champions di fila, non le ha vinte neanche Van Basten. Non le ha mai fatte nessuno, e Zidane ha vinto tutto da giocatore, e come allenatore, come tu hai giustamente detto, 3 Champions di fila non ha fatte nessuno nella storia del calcio. Nessuno nella storia, neanche con le squadre più forti, l'Ajax degli anni 70, il Milan di Sacchi,
E poi lo sai meglio te, Fabrizio, che le hai viste prima di me. Però tanti, anche Barcellona di Messi, di Guardiola, non ha vinto 2-3 Champions League di fila e aveva la squadra più stellare. Aveva una squadra, il Bayern di Heynckes, quello del 2013, ha asfaltato tutti. Però ricordiamo, ma dopo, vuoi per Guardiola, il Barcellona di Guardiola era pieno di giovani, eh? Sì, è vero, perché sei giocatori andarono via e furono rimpiazzati. E poi ha mandato via Ibrahimovic, cioè li ha mandati via. È vero, è vero, mi ricordo. Ha lanciato Messi. E loro dopo vinsero nel 2006 con Rijkaard. Poi dopo, quando ci fu Guardiola, loro vinsero 2009, 2011, quindi hanno sempre avuto degli stacchi. E poi l'hanno rivinta nel 2015. Quindi questo vuol dire che la Champions League, cioè devi avere veramente gli attributi per vincerla. Non è scontato. Un abbraccio forte, 3 volte di più. Forza Zidane. Sì, sì. Ciao caro, a presto. Andiamo a vedere 2 quadri qua ad Dubai.